Nata a Quinzano, in provincia di Verona, nel 1907, Suor Candida, al secolo Alma Bellotti, ha spento stamani nella sede della ministra degli infermi di Via Elisa 108 candeline, diventando a tutti gli effetti la suora più anziana del mondo. Un grande traguardo che la religiosa ha raggiunto con uno spirito sicuramente invidiabile ed una lucidità a volte disarmante. Consacrata da più di 80 anni all'ordine di San Camillo de Lellis, patrono degli infermieri, degli infermi e delle case di cura, Suor Candida ha preso i voti proprio a Lucca nel 1932 dall'allora vescovo Antonio Torrini. Ha trascorso la sua vita religiosa in molte parti d'Italia, prestando servizio come infermiera dopo il diploma conseguito a Roma, fino ad essere trasferita per il meritato riposo nella casa madre lucchese. La sua lucidità la porta a seguire pienamente la vita della comunità religiosa, partecipando a tutte le attività comuni e alle celebrazioni eucaristiche. L'incontro con la stampa, nel quale ha raccontato episodi della sua vita e della sua vocazione, ha evidenziato tutto il senso dell'umorismo e lo spirito dell'anziana suora, che non ha mancato di regalare passaggi di grande saggezza quando le è stato chiesto cosa consiglierebbe ai giovani. I giovani di oggi ci vuole l'intelligenza, da vedere che non può far niente se non c'è una forza superiore alla sua. E sa sottostare assolutamente a quella. C'è un'intelligenza superiore a tutte. E che lui, per quanto si pensi bravo, non può fare quello che sempre vuole. Deve sottostare, darsi da fare, ma senza pretenderlo.